notizia, che credo sia una notizia, che interessa soprattutto il mio amico e collega Guido Castelli, tutti gli altri sindaci e il presidente De Caro dell'ANCI, col quale l'ultima volta ci siamo sentiti questa notte a mezzanotte. In seguito a questi allarmi, lo dicevo poc'anzi, io ho scritto alla Protezione Civile due lettere, chiaramente indirizzate anche al governo, da Paolo Gentiloni, ai vari ministri, all'ANCI e così via, dicendo: scusate, voi mi dite che c'è un rischio fra il 6 e il 7. Io ho il piano di protezione civile, i miei cittadini sono al sicuro. Io che sono l'Aquila ho avuto fortunatamente, rispetto ad altri colleghi, penso a Guido, ad Ascoli, comunque intervento di miglioramento o adeguamento sismico. Ma mi dite come mi devo comportare rispetto a quello che veniva detto adesso a Siago di Ascoli, cioè scuole che sono agibili, ospedali che sono agibili, uffici come questo nel quale ci troviamo che sono agibili, ma che hanno un grado di vulnerabilità che non è pari a 1. Gli ho detto: mi dite cosa devo fare? Sapete qual è la risposta? Mi è arrivata adesso, mentre eravamo in trasmissione. Mi scrivo il mio amico Fabrizio Curcio e mi dice: rispetto alle problematiche delle strutture pubbliche con basso indice di vulnerabilità, si rappresenta che non esistono soglie a cui riferire con automatismo le azioni di protezione civile da porre in atto. Sapete cosa vuol dire questo? Che in base a quello che ha scritto ieri, se succede una qualsiasi cosa, la magistratura, dopo 5 minuti, lei viene a prendere lei. Dice: vabbè, tu avevi la scuola. No, viene e dice: scusa Cialente, scusa Castelli, scusa Pirozzi, scusa De Magistris, scusa chi volete voi dei sindaci italiani. Il mio collega di Avezzano, che ha l'ospedale con indice di vulnerabilità basso, dice: scusa, tu che sei. Perché in questo sistema chi resta il cerino in mano sono i sindaci, responsabili di tutti. Avete visto Marta Vincenzi, ex sindaco di Genova, 4 anni di galera, che è galera vera, perché alle 11 di mattina non chiuse le scuole, alle 11 di mattina si chiudono le scuole, quando le scuole sono attive. Dicevo, adesso a questo punto, a fronte della Commissione Grandi Rischi, noi sindaci italiani, che cosa dobbiamo dire? No, attenzione. Io mi assumo le responsabilità, sono 8 anni che io mi sto assumendo tutte le responsabilità, ma a questo punto, questo sistema, questo Parlamento, ma può essere che continuiamo a giocare il gioco del cerino e che resta sempre in mano a noi? Guardi che se i sindaci, io l'ho detto anche a Bari, all'ultimo congresso dell'ANCI, se noi ci arrabbiassimo una settimana e dicessimo per una settimana fate voi, e noi ci prendiamo tutti insieme una settimana di riposo, questo paese si ferma. Adesso noi quello che chiediamo è avere certezze. Che vuol dire che tu non mi dici, tu Grandi Rischi, mi dici che arriva una scossa, tu Grandi Rischi mi devi dire: allora rispetto a 7 il tuo indice di vulnerabilità deve essere 0,40, 0,50, 0,60. Lo sa che in una riunione dopo il terremoto a Amatrice il Presidente della Regione Abruzzo, di fronte a questa mia dimostranza e quella di altri colleghi, disse: contiamo sulla saggezza dei sindaci. Ma dove siamo? Vi rendete conto di come siamo messi in questo Paese? Dopodiché la Corte Costituzionale ha bocciato il fascicolo del fabbricato, esatto, che 4 regioni italiane avevano provato a fare, la Regione Lazio, la Regione Campania, la Regione Puglia e l'Emilia. La boccia perché dice non c'è ritorno sociale. Allora che cosa dobbiamo fare noi?